Bella. Buonasera, Shishoxix. Mi serve un minuto. Assolutamente sì. Vuole una musica? Sì, triste. Triste? Sì. Quasi quella di tipo chiedere perdono. Io, a nome di tutta Controcalcio, mi sento di fare questo discorso per un popolo che è stato deturpato, che è stato privato di un sogno, per un popolo che dopo anni riabbracciava quello che era un sapore europeo, un popolo che seppur piccolo era meritevole di rispetto, era meritevole di tanta comprensione, perché la loro gioia era anche la gioia di chi ama il calcio. Ed invece non solo una squadra, ma proprio tutto un popolo è stato deturpato del sogno, è stato quello che è la possibilità di sognare un'Europa diversa. Amici del San Gallo, tutta Controcalcio è vicino a voi, vi chiediamo scusa umilmente e vi diciamo che speriamo che in futuro un'altra squadra sarà così oggetto delle attenzioni da parte del nostro profeta. Per il momento toccherà a voi subire questo supplizio. È finito il primo set, ce ne saranno tanti altri. Cari miei, la stagione è bella che è andata, potete andare al mare, anche se in Svizzera non c'è, ma piano non hanno sapato, se quest'anno non ce ne manco più una. Lo dico? Yeah, no, non lo dico. Sono amici quelli del San Gallo. Yeah, no, ci tornano dalla Svizzera. I said it, I'm in the game, then I gotta do it for fun. You act like you do it for real, but no, you not one of us. You never could come. Inside of this world we run, inside of this world we run, we do it for us. Il San Gallo arriva in semifinale di Conference League. No, I'm picking because I don't like it all. I can't want to see you fall. Aura zero. Giustamente scrivono aura zero. Aura zero. Il San Gallo arriva in semifinale di Europa League. Bastardi! Nel percorso, coglioni! Nel percorso, coglioni! Enerix, però ricominciamo a prendere le belle abitudini. Fuori Ciccione, perché non dono nei sub. Fuori. Ah, ma tra l'altro mi sa che stava salutando, che va via. No, non tu, perché non posso stare fuori, ha suonato già. Ma rimani collegato, no, però. No, butta fuori lui. Ma rimani come collegato, no? Però. Ma par... cioè, io qua non mi devi cacciare, non mi devi... Non mi devi cacciare! Non mi cacciare! Non ti cacciare. Non ti caccio. Un attimo. Fuori. Non mi caccio. Un attimo. Non ti cacciare. Sì, ragazzi, ieri abbiamo toccato un'altra volta al fondo, dopo Bodo Glimt. Questa il risultato almeno non è stato così umiliante come Bodo, però abbiamo toccato il fondo. Abbiamo perso contro una squadra di pippe che può fare al massimo una bassa Serie B in Italia, ma il problema è che io ieri vi ho ascoltato su Controcalcio, ho ascoltato Camelli, ho ascoltato Asso, che parlavano giustamente della squadra, degli Juric, di quello, di quell'altro, però secondo me anche giustamente, dicendo no, perché che servivano i Fracking per vincere contro quello, però il calcio non funziona così. Loro hanno distrutto la Roma. La Roma non ha una società di calcio, non ha una dirigenza, non ha un allenatore adeguato per la panchina della Roma. I calciatori sono esseri umani, non sono robot, e perciò sentono tutto questo e non riescono ad esprimere le proprie qualità, il proprio valore in questo contesto. Quante volte avete sentito dire la società o l'allenatore? La Roma in questo momento non ha né società né l'allenatore, mentre la Roma faceva quello che faceva ieri sera, quel disastro che ha fatto ieri sera con le dichiarazioni ancora
più disastrose del proprio capitano e del proprio allenatore. I presidenti Simpson stavano giocando a golf in questo marasma generale. Ve ne dovete andare via! Pento le bicchieri, sono lì da ieri. Esco a far la spesa, poi ti aiuto volentieri. Pizza e mortadella, la strada è sempre quella. Guardo tramontare il sole sulla garbatella. Sta avvelenato, Ragazzi, evitiamo di mettergli sta canzone, se incazza ancora. Io ti dico la verità, io Ale così incazzato lo ricordo poche volte. Cioè, si è talmente incazzato che si è fatta la barba, in preda alla rabbia totale. No, io non li sopporto più. Mi hanno preso per il culo, mi ha preso per il culo di Ciolfi. Mi hanno preso per culo i Flecchi con quel comunicato dove mi hanno detto che volevano vincere i titoli, cacciavano delle rosse, hanno preso Juric, manca Juric, ha vinto i titoli! Non ha mai vinto un cazzo Juric, manco la Coppa Bianca gli hanno mai dato, o la Coppa quella del Pizzicarolo gli hanno mai dato a Juric. E allora tu prendi Juric e vince. Mi hai preso per il culo te, Ghisorfi, le cazzate che hai detto l'altro giorno. E ieri mi prende per il culo il cantante dei stadio, ieri sera. Chi è il cantante di stadio? Juric, il cantante di stadio. È in stadio. Oppure Gasperini di Wish. Mi manchi. Gasperini di Wish mi prende per il culo. Un po' dicendo che la Roma ieri ha fatto dei passi impressionanti. La Roma ha giocato in maniera impressionante. Mannaggia la miseria, ma che avete preso per incoglioni di davvero, basta! Ma te la senti di dirlo? E tu? Te la senti, Ale? Mi manchi! Mi manchi! Allora, mo' vi spiego una cosa, a me mi manca Daniele De Rossi, perché con questo i risultati erano questi uguali, perché col Bodo Grinta c'era lui. L'altro anno, con Mourinho, al girone d'Europa League siamo arrivati secondi. A me mi manca Daniele De Rossi, perché Daniele De Rossi l'altro anno mi ha dato la speranza di fare la media punti Champions League. Ma oltre Daniele De Rossi, se tu a Daniele De Rossi, che magari potresti riprendere, e questa mi sto dalla mezza notizia, potresti riprendere, ma lui tu verrebbe... gli devi mettere una struttura societaria. La domanda ma che si fa adesso è... se tu non metti la struttura societaria vicino a Daniele De Rossi, ma che cosa puoi fare? No, ma la domanda che ti faccio a lei è: lui accetterebbe? C'ha un contratto. Lui con i Flecchi non accetterebbe, però c'ha un contratto e i Flecchi se sa giocano bene accetta. Sa se può dimettere. Inot. Ma devi mandare via. Devi mandare via Ghisorfi. E devi fargli una struttura dirigenziale e dargli carta bianca, perché lui le dritte te le aveva date. Lui, Daniele De Rossi, gli aveva detto: Massara o Burbizzo, mangiamo il pollo che mani. A febbraio cominciamo a far mercato. Beh, ho capito. Lei, mo De Rossi, non poteva decidere tutto, però. Fatemi gli ha dato una dritta. Ho capito. Arriviamo e prendiamo Ghisorfi. E poi sapete, hai visto, è uscito tutto quello che vi dicevo di lì, la guerra che gli hanno fatto a quel poraccio, l'hanno fatto diventare matto a Daniele, l'hanno fatto, e i tifosi da Roma invece di capire che c'era un problema, siccome tanti erano Murigni, hanno massacrato quel ragazzo, c'erano dei problemi gravi dentro all'interno del Trigoria, che io provavo a denunciare. Ma manco tu avevi capito a giugno, A giugno tu stai ma, ancora ma con infatti non è, su, no, non è scoppiato a giugno, se no De Rossi non firmava. Grazie Superquota. A giugno le cose già erano belle che fatte. Un attimo, fatemi completare il parterre. Fatemi completare il parterre. Che vuoi fare? Born. Buonasera Fabio. Buongiorno. Ma io non so gli scudetti, gli ruba pure la canzone, Bergamo. A chi? Ma chi? Ma no, Chirico era figli delle stelle, cretino. Ma lui c'ha figli delle stelle della Sorrenti. Completiamo il parterre, veloce, dai. Ma mi sa che mi è già venuta... 27, dai. Chat, mi sembra venuta la congiuntivite all'occhio. Grazie, Giampiero. Mi sta bruciando in una maniera clamorosa. Vabbè.
A te, a te che sei la mia Roma. Buon pomeriggio contro calcisti, chat ospiti, buon pomeriggio a tutti. Sta canzone è più bella dell'inno ufficiale. Dov'è Cohen? Frate, Cohen è qui, gli ho appena detto non ti vedo, esci e rientra. Cohen sei un fantasma, esci e rientra. Dov'è Cohen? Oh, questo vuole andare a lavorare in regione con dei paraculi, no? Io ci mi sto anche adoperando, però non ha una connessione neanche. Ma come mi sto adoperando? Ma come mi sto adoperando? Ma è gravissimo, ma maestro. Cosa devo fare? Però gli ho detto, ma... cazzo. Ma se può fare? Oh, non c'ha la connessione. Allora, no, aspetta, aspetta, no. Aspetta, mi metti allora. Aspetta, mi metti un occhiale tamarro, Cohen? Ce l'hai sotto mano? Credo che le sappia, ragazzi, qua. Tutte secondo le star. Hai monologhi a Sciscione che ha zero aura, questi sono i risultati. Vero, vero. Ti ha detto quel fallito di Bergami? Niente, ha detto perché stavo che ti vuole far lavorare in comune. In regione, non comune. Ho detto che mi sto adoperando anche tramite, insomma, per entrare anche tramite. Ma tu ti rendi conto, Fabio, che Luca cerca di tutto, cerca qualsiasi modo per non fare un cazzo. Ma è una follia. Certo, ma scusa, Eric, è l'essenza della vita. Non lavorare, è l'essenza della vita. Allora, calma, calma, perché la puntata vivere con la vita. La puntata è lunga. Vogliamo parlare delle papere di Donnarumma? No, parliamo intanto della Roma. Partiamo con gli highlights della Roma, per me favore, che Daiale ieri sera non c'era, prego. Andiamo con gli highlights della Roma. Roma. Ieri non ha potuto far vedere gli highlights. No, perché non erano ancora usciti, quindi li vediamo. Grazie adesso. Gabri. Pubblicità un attimo. Ma che fa Cohen? Ok, andiamo con gli highlights. Vieni su sky.it o nei negozi Sky. La Roma in Svezia, caccia della prima vittoria europea della stagione. Un saluto da Buros, da parte gufata. Di Federico Zancan. No, risentiamo un attimo la gufata. Caccia della prima vittoria europea della stagione. Un saluto da Buros, da parte di Federico Zancan. E Aldo Serena. Esborg, Roma. Poi vi dico qual è il disastro di stamattina. Due fratelli Zanelli combinano. I fratelli Zanelli, ragazzi. Arber si avvicina. Arber contro Ndicka. Arber! I fratelli Zanelli. Svilar, pericoloso qui Lesborg. Ma tu ti rendi conto che gol si è mangiato questo, Ale? Sì. Questi fanno i carrozzieri. Ma tu hai capito che gol si è mangiato questo per qua? Favore, Arber, per favore. Ndicka era un fenomeno via te, eh? Qua era gol fatto, eh? Ma qualsiasi altro attaccante segnava. Qualsiasi altro attaccante. Arber si avvicina. Arber contro Ndicka. Arber! La respinta di Svilar. Stoppa un attimo, scusa Andrea, stoppa. Non ha detto un'offesa Alessio, perché quando l'Inter fu l'Inter di Lippi, l'Inter che tra le sue file aveva Vieri, Ronaldo, Recoba, loro non c'era, Recoba c'era, l'Inter, quell'Inter lì di Lippi, l'apostrofo Lippi, fu eliminata dall'Helsingborg e due facevano i carrozzieri, uno faceva l'assicurazione e uno era un dentista. Ed era una squadra, perché c'è Helsingborg ed Helsingborg. Ma questa è l'Helsingborg. Per farla breve, erano veramente... persone che si trovavano e giocavano, ha ragione Alessio, non è un'offesa, sì, No, c'hanno una garanzia. No, ma sto spiegando! Fate le sub che vi porta squadra. L'Inter di Lippi, hanno una garanzia. Dai, fuori dal cazzo, dai, continuiamo sta live fuori, live. Continuiamo gli highlight. Continuiamo gli highlight. Continuiamo gli highlight. Avanti con gli highlight. Attenzione Svilar, la tiene fuori Eriksen. Vedi che disastro. Ma vedi Eriksen che fine ha fatto? No, Eriksen è lui. Lo so, coglioni. Adesso Lesbos prova a ripartire. Kasem, ottimo lavoro, palla recuperata, la conclusione di questa Sule, nozione tiro da fuori. Mamma mia, questa mette la Roma, però, questa mette la Reis, se la porta sul sinistro. Sule cerca il terzo tiro della sua partita, questa è la... Ma i like in Europa sono più lunghi, hai tirato solo da fuori aria. Palla dentro, Kasem cerca la giocata, vogliono il tocco di mano. Kasem la mette al limite, la conclusione, hai capito, Baldanzinho. Con questo Svilar, grazie Nattica, grazie Pippuz. Grazie Connor. Chiuso la review e calcio di rigore per forte Svilarro. Io non sono manco sicuro che rigore. Ma fatta una fanculo adesso. Porta Lesborg avanti. Celik che pensa al tiro, poi va al cross. Lungo per tutti dentro l'area, ma ancora buono per Angeligno. Linea di fondo, il cross, Shomurodov saltò a vuoto, poi Baldanzi. Ah, vedi Baldanzi sul fondo, credo deviata. Vedi Baldanzinho.
La Roma ha una possibilità con Dybala, vediamo se riesce ad accendere la luce lui. Largo El Shaarawy, dentro Dovby, che sono i tre appena entrati. El Shaarawy riceve, va al cross. Ma sapete Dovby che Dybala ieri ha fatto quasi Pizilli, mezz'ora, anzi no, ve lo recupero, Pizilli, mezz'ora di partita piena. Di pure e quindi? No, no, che no, c'entra? Lo sapete. Avevo vista la partita. Pellegrini se la porta in avanti, bella giocata Pellegrini! Splendida giocata, ma esterno della rete. Pizilli, Dybala riceve, apre per Shaarawy, e Shaarawy al limite. Pellegrini con il sinistro, Pellegrini traversa. Roma vicinissima al pareggio. Ed è finita, una brutta Roma, perde. Cioè, quindi dall'82esimo al 94esimo non c'è stato. Sì, nazionale. Niente, zero. E beh, vorrei segnalare a chat che quando è entrato Dybala è cambiata la partita, però non fa niente, eh. Prego, Daiale, prego. Poi sentiamo Asso. Dybala è cambiata la partita, io sono d'accordo. Ieri sì. Pellegrini un po' cambia la partita, Dybala... Pellegrini cambia la partita perché fa tutti in porta. Dybala lo voglio vedere domenica, provate Dybala, sarà molto importante, ma mica per niente, perché poi c'è stata la sosta dei nazionali. Lui quando c'è la sosta dei nazionali un pochino... infortunello se risparmia un pochino, cioè, vediamo domenica che partita fa, se riesce a pensare al 100%. Sì, però Ale, perdonami, noi ieri sera qua eravamo in live, no? E Cohen secondo me ha detto una cosa sacrosanta per la prima volta, perché poi senza favoli pindarici, Friedkin, De Rossi, Mourinho, Ghisorfi, Pinto eccetera eccetera, non te serve Guardiola in panchina. Allora ragazzi, è inutile che Juric prima, ma è inutile che Juric va in conferenza stampa dopo e ci racconta che ha visto progressi. Non crede più nella società, hai preso un allenatore dove sì, però Ale scusa un attimo, io mi sono rotto il cazzo di questa cosa che i calciatori non credono nell'allenatore, ma così ma il calciatore è pagato per giocare a calcio, deve giocare a calcio, non deve rompere i coglioni. Se noi pensiamo che i calciatori sono come gli operai, che tu vai in fabbrica, fai il coso, ma perché il calcio ma non li pagano, ma non stanno prendendo lo stipendio, qual è il problema? Sì, ma il calcio rimane comunque un gioco, rimane comunque uno sport. Togli il discorso economico, quello è tutto giusto, per carità, tu devi andare là, sei un professionista. Ma non funziona così. Grazie, innanzitutto, sta settimana, martedì si erano allenati. Hai messo una squadra comunque in campo con tante persone, giocatori nuovi. E è una squadra scoglionata dall'addio di Daniele De Rossi, perché per loro è un'ingiustizia. Grazie, è master. Stata un'ingiustizia. Ce l'hanno con la società. La posso fare più facile, Ale? Secondo me è una squadra di... Perché questi sanno che tutti se la pigliano con Juric. Dice, vabbè, ma sti cazzi, pure che... Sì, pure se facciamo cagare, tanto ce l'hanno con lui. Quando se la pigliano con Juric. Ma io non più a con Juric. No, ma mo se la pigliano... No, ma più o meno il sentiment popolare è che Juric ma deve già salvare. La società, no, con Juric. Juric, ma prendo per dichiarazioni, che è un mediocre, mi prende per culo. Grazie, Ale. Dice le bugie, mi prende per culo. Ma mica me la prendo con Juric per la partita. Io non dicevo né che era merito di Juric la vittoria cudinese, e né che è merito suo sta sconfitta, anche perché l'ho vista anche con Mourinho queste partite. Con Mourinho in Europa League ai gironi vedevamo sto schifo qua, noi siamo scordati. Ale, scusa, ma non è che Mourinho abbiamo sopravvalutato un attimo tutti quanti un po' la Roma? Perché ieri Hermoso, onestamente, pure lui fa delle dichiarazioni post partita che evidentemente non c'ha manco lui il focus di quello perché che sta succedendo. No, ma a prescindere da Pellegrini, che comunque far capitano, so dichiarazioni un po' di facciata e va bene tutto. Io sto ponendo un quesito. Secondo me la Roma rimane una squadra forte, vi dico la sincera verità. Ma forse un po' tutti abbiamo sopravvalutato le qualità di questa squadra al netto di quelle tecniche, cioè la voglia, squadra, il carattere. È una squadra forte, ma scusate, difettata. E non è stata migliorata nei problemi che ha avuto negli anni passati. È una squadra difettata. A destra ha il nulla cosmico, a sinistra c'è mezzo giocatore, in attacco si è riuscito a peggiorare. Perché? Perché te hai preso tre giocatori uguali, non si riesce a capire. Hai preso Dybala di 8,5, Sulea ha pagato 25, Baldanzi 15, tre mancini che giocano sulla destra, e poi
come vice Dobic c'ho Shomurodov. Cioè Shomurodov può fare la terza punta a Roma, perché nel progetto di Daniele De Rossi Dybala doveva far falso 9 nel progetto di Daniele De Rossi, e Shomurodov poteva fare la terza punta, entri, grazie Mourinho, 20 minuti. Ma è una squadra costruita male, con giocatori forti ma costruiti male, con tanti arrivati in ritardo. Ma guarda, hai visto Hummels, alcuni giocatori non stanno in forma. Hummels manco 10 minuti ha fatto, ragazzi, però ci ha detto te che ancora non sta in condizione, apposta, ho capito, siamo sopra, ragazzi, ho capito, ma io non mi so le condizioni, di Hummels, ma hai massacrato De Rossi quando ci voleva solo il tempo, ci voleva il tempo che hanno dato a Thiago Motta, il tempo che stanno a dare Gasperini, che gli hanno cambiati tanti, voleva solo il tempo, aspetta, Thiago Motta non ha fatto, aspetta un attimo, ma Thiago Motta non ha fatto i risultati di De Rossi, con tutto il bene del mondo, non ha perso una partita, ma De Rossi non è stato, ho capito, ma Thiago Motta allena pure la Juve, allena pure la Juve, viene da un'altra classifica, da un'altra cosa. Dai, Ene, non è stato mandato via per gli risultati De Rossi. Daniele De Rossi veniva da due pareggi con la Juventus e a Genova, a Torino e a Genova. Sto ciclo di partite non glielo potevi dare. Se gli davi sto ciclo di partite, magari vincevi ugualmente, tu cominciavi a prendere fiducia, i giocatori prendevano fiducia, prendevano stabilità. E tu che cosa fai? Lo mandi via? Dai proprio un senso di instabilità. Lo mandi via non chiamando, quando lo hanno cacciato via, i capitani, il capitano e il vice capitano. Oh, tu non hai chiamato il capitano e il vice capitano. Questa è la Roma. E poi che vuoi? Che in campo i giocatori, ma l'hai visto, passeggiavano ieri. Tanti giocatori passeggiavano così. Sì, ma non è giustificabile sta roba, però lei... della squadra, no, della società, non è giustificabile sta roba. Ale, non è giustificabile sta roba. Te mi puoi dare tutte le motivazioni del mondo, ma non è giustificabile. Oh, è ora che iniziate a prendervela pure con i calciatori. Sì, però non può andare la Roma Elfsborg, Lando cazzo è nata, e fa una partita del genere, Ale. Io te voglio bene, però sto di a te nel senso generico. Abbiamo cambiato 12-13 giocatori, Damiano. No, 12, spostiamo sempre. Ma stai a giocare con Dolo Lavoro. La Lazio gioca con Dele Basciru, con Pato che ce la passa 40 anni. Gioia con certa pippa la Lazio, però non sai perché rendono, perché c'è la società, c'è il presidente che se li incula se non giocano. Quindi se la Lazio la metti ai Frecchin, se tutta la Lazio la metti nella Roma, la Lazio va in Serie B, va in Serie B la Lazio. C'è deve stare la società, c'è deve stare la dirigenza, c'è deve stare, non c'è la società, c'è Marotta, c'è Zanetti, ma nella Roma di cazzo c'è Zoffi, noi ci abbiamo fatto Zoffi, c'è stato Juric Marco Juric buono che può dare una cosa buona, ma c'è l'allenatore della Roma Juric, aspetta, calmate, ma si bloccate le camere, non lo vedo io, calmate dagli Ale, ragazzi, c'è qualcuno sogno nei paraggi, calma. Pensa se la Roma pigliava Pioli e faceva questi sfoghi su Pioli, che bello. La società serve, calmate dagli Ale, a fare un lavoro, soprattutto in quest'epoca, di questi presidenti cornuti, assenti, ingiustificati, che spesso i soldi li mettono, a volte no. Che tu hai una dirigenza forte, che lavora bene, vai avanti, se no salta tutto, salta veramente. Sì, però ragazzi, io calma, però calma. No, non è giustificabile che i calciatori camminano in campo, quello sto dicendo. E lui che vuole a cascata, no? Vai. Fabio, io sono d'accordo. Era di cascic di merda, è arrivato Luca Coen, ha fatto quel sorriso. Non fare lo show che non fa ridere nessuno. Sto dicendo, è giusto il discorso che ci va la dirigenza, che ci va la... Fammi parlare. È giusto che ci va la dirigenza, che ci va tutta la struttura dietro per rendere bene. Fino a un certo punto, però, perché se io vedo dei calciatori pagati milioni di euro che
camminano in campo e mi dice no perché ce l'ha con la dirigenza, ce l'ha con l'allenatore, ma tu lo stipendio lo prendi o no? Che quello che tu dicevo, lo prendi a fine mese, che quello stipendio. Che dicevo anche allora, Sabrina, sai perché mi arrabbio? Sai perché mi arrabbio, Cohen? Perché noi questo discorso l'abbiamo fatto per il Milan, esatto, sulle AO. Ma non solo sulle AO. Quando io le prime tre partite vi dicevo Teo Hernandez e Leao non sono giustificabili dalla difesa o dall'allenatore, e mi incazzavo anche con te perché tu dicevi è il problema della difesa alta, io dicevo no ragazzi, è un problema dei singoli, perché quando i giocatori passeggiano in campo non c'è allenatore che tenga, non c'è presidente che tenga, non c'è dirigenza che tenga, non c'è un cazzo che tenga. E soprattutto Ale, a me dispiace, no però Ale, a me dispiace dirlo, vivi un po' su Narnia, fratello. Aspetta, Ale, tu vivi un po' su Narnia, perché se tu guardi la rosa della Lazio, se tu guardi la rosa della Lazio, ok? Siete una fila di invertebrati Rosa della Lazio e non ti rendi conto che la rosa della Lazio è una rosa costruita per un calcio moderno, ok? E nei suoi limiti è una rosa costruita per un calcio fisico. Vuol dire che stai vivendo su Narnia, perché per me come costruzione della squadra la Lazio è più coerente della Roma. Come costruzione della squadra la Lazio è più coerente della Roma. Punto. Per caratteristiche, perché hanno messo io l'ho detto, già l'avevo detta sta cosa, ma per caratteristiche fisiche, ma tecnicamente la Roma è una spanna superiore alla Lazio. Non conta solo la tecnica nel calcio, Ale. De che siamo a parlare? Cohen, che chiamo il dopo l'ora. Grazie, yes. Però bisogna tu lo mettete di Stai zitto, fai parlare Daniele. Non solo di Giova Battista che mi fa l'ironia, sto zitto. Comunque c'è pure Albo Wid che dice 25 sub, regalo la maglia. No, ma scusa, ma Faina dice Ciccione non chiama, come non chiama, ma il fainismo che tanto decantavi, che facevano l'esame, è morto, l'ho detto tempo addietro. Enrix lo ha ammazzato. Enrix lo ha vinto noi. Ma quindi il fainismo erano gli interisti, dai fuori sto coglione, esiste solo la resistenza, che è un concetto ampio e non si basa su nessuno. Dostella, stiamo tornando, Michela. Sto tornando a casa. Dicono in chat, fate entrare da Wood e fanno le sub. Da dove? Sono andato a trovare i suoceri. Fuori, dai, fuori. Aspetta, dicono in chat, vogliamo da Wood. Entra. Gli ho scritto di entrare con il monologo. Allora... No, ma frate, ma non può essere una costante fare le sub per Da Wood, frate. Davvero meglio chiude Baracca e Burattini, Basta i sub dai comunisti, su, dai, basta. Per favore, fuori. Fuori. Comunque, mi fate sentire Asso, che non l'ho sentito da oggi, ieri sera. Oggi prego, è freddo, Asso. Magari. Sono stato abbastanza esaustivo invece ieri sera, Damiano. Il problema è che mi ripeto volentieri. Per quanto abbiamo una società imbarazzante, per quanto sia una società, ripeto, che non ci capisca un cazzo di pallone, incompetente, che faccia sempre gli stessi errori in maniera reiterata, io penso che con l'Elfsborg ci possa avere pure Erviperetta in presidenza, ma bisogna vincere a prescindere con determinate squadre, e basta con questi atteggiamenti sempre superficiali, con questa spocchiosità di una squadra che si sente sto cazzo, e puntualmente quando deve dimostrare un qualcosa invece deve fare un passo in avanti ne fa 5 indietro. Quindi le giustificazioni stanno a zero, nascondersi dietro Andito stanno a zero, essere avvenuti per De Rossi, esitazioni per De Rossi, ormai indietro non ci si può tornare, bisogna per forza guardare in avanti. Sta società, sì, i giocatori sono pagati per fare il bene della Roma, che gli piaccia o meno, che gli manchi De Rossi o meno, sono dei professionisti, non sono bandiere, non sono nessuno per noi. Torta che sono giocatori, gente sotto contratto, strapagata dalla Roma, quindi hanno proprio la morale, deve essere che loro devono scendere in campo e fare il loro sempre, indipendentemente che in panchina ci sto io, c'è sta quello che ieri sera si è bevuto 16 litri di grappa, così per festeggiare, capito? Cioè, possa chiunque, partite come quella di ieri sera deve essere una partita allenante in vista della domenica per la partita contro il Monza. Non può essere una giustificazione il fatto depressi o non depressi. Una figura di merda come quella di ieri è inaccettabile. Una squadra che si sente sto cazzo, che addirittura non viene neanche preparato l'impegno perché ti senti più forte. Non esiste una cosa del genere, perché la partita di ieri non è stata minimamente preparata.
da parte dei giudici, zero, non c'è stata preparazione per quel poco che ci doveva essere, manco quel poco c'è stato. Nino, Nino. Non è l'ha visto, scusate, fammi concludere. Ma l'avete visto il Shaarawy? L'avete visto ieri il Shaarawy? L'avete visto ieri il Shaarawy? Sì, male. Oh, una tonnellata, sì, male, male. Una tonnellata pesa. Oh. Ma come sei scisionista? No, vabbè, mo non so, questo non mi attende. C'è entrato uno, ma erano due. Dissociamo chiaramente. Erano L. Che ma che cazzo ci dissociamo? Sempre snello, sempre performante. Ieri sembrava appesantire. Cioè, ha già 32 anni. Proprio che era appesantire. Vabbè, a ste, però non si può prendere come riferimento e come è colpevole il Shaarawy. Non sto a prendere il capro espiatorio, ti sto dicendo, vedi, un giocatore come il Shaarawy, sempre stato un modello, bene o male, no? Oh, ieri appesantito, sembravano due Shaarawy, per dirti. Non ci stanno giustificazioni. Per favore, rispetto. Siamo garantisti dentro questo canale, fuori. Non ci sono giustificazioni a quello che è successo ieri. Lui è una stassa a nascondere dietro un dito. Juric, no Juric, i giocatori. Hanno rotto il cazzo, sto spirito di superficialità. E sta zero, sta spocchiosità però negativa, perché ti senti più forte, ma poi ogni qualvolta guarda quello che succede, non deve esistere. Non esistono questi comportamenti in questa situazione. Non esiste. No, però ripeto, secondo me, io me la prendo con Ale per un motivo. Perché stai rischiando, Ale, di togliere troppe responsabilità ai calciatori, entri in un circolo vizioso pericoloso, fidati. Perché nel momento in cui tu deresponsabilizzi... Ma non sapete le cose da Roma, io posso parlare con voi. Ale, spiegami. Io posso parlare con voi. Ma ragazzi, se io parlo così perché so le cose... E allora, però, allora come faccio a parlare con voi? Allora, se devi fare il fenomeno così, io ti dico 1-0 Elsborg, Suka. Suka. In maniera così superficiale, nel calcio è un problema vostro, non è un problema mio. Perché dire... ma i giocatori non devono giocare così, e che cazzo ci vuole? E che ci vuole di questo? Andiamo ad analizzare di dentro perché questa squadra da anni e anni si comporta così, e soprattutto quest'anno, in questo momento, come mai la prestazione di Roma-Venezia e poi c'è stata sta prestazione così? Come mai? Ma non ci deve essere un perché, però Ale, non ci deve essere. Tutte le partite. Come mai i giocatori da Roma no? Qual è il problema? Perché ci stanno questi problemi qua? Perché? Perché ci stanno questi problemi? Ma perché si deve creare un alibi alla squadra? Eh? Perché? Perché si deve per forza creare un alibi alla squadra? Ma no, non lo creo. Ma l'alibi non ce l'ha la squadra, ma non c'è, esatto, la società. Parte tutto da là, parte tutto dai presidenti che ieri stavano a giocare a golf, allora, mentre non c'è una società che è lo sbando. È quando c'è tutto allo sbando, i dipendenti fanno come cazzo gli pare. Ma avete mai fatti i dipendenti? Quindi io sono stato un dipendente di una grande azienda. E quindi quando va bene. C'è stavano i dirigenti, quando non c'è stavano i cosi. È normale, io sono un dipendente. Ti viene proprio inconsciamente di fa, oh, andiamo a pia al caffè. Ma non è corretto, però. Stiamo buttiamo se malati. Quando c'è una società forte che sta là, una dirigenza forte, dei presidenti che vogliono, che ti fanno capire che stanno lì, tutte le cose poi funzionano. Il problema è che qua non c'è una società. Poi possiamo parlare da parte di ieri, non si sono bagnati chi? Pisilli, perché ieri ha giocato male pure Pisilli. Pisilli, Zeppè, Bardanzi, Samurodov. Chi è che non si è impegnato? Abdulhamid, che era occasione della vita. Angelino, che gioca sempre, non si è impegnato perché gli andava a giocare. Quali sono i giocatori che si sono impegnati? No, ieri hanno reso, hanno fatto una partita di merda perché l'hanno preparata male. Perché è una, a Trigoria c'è una situazione brutta. I giocatori non gli è andato giù quello che è successo con Daniele Verucci. Adesso hanno messo Juric. Grazie, Dom, Vicenzo. Non c'ha il portamento, i comportamenti. Ma l'avete visto come comunica Juric? Ma basta in un club come a Roma. Cioè Ale. No, perché c'è. Abbiamo fatto una partita impressionante. Io a Roma Atletico Bilbao sono stato il primo a di avere l'avvisagli, forse perché ci capisco un pochino da calcio, perché un po' ho masticato, perché io ho detto, ma quale grande partita che Atletico Bilbao, abbiamo fatto 3 tiri in porta, abbiamo fatto 25 minuti il primo tempo, boh, da là Roma Venezia,
una tragedia. Roma Venezia perché la vinci, ma una tragedia quella partita. E questa è quest'altra partita uguale. Poi cambi metodologia d'allenamento, cambi che questi qua, io so che a Juric gli hanno detto, e Juric gli aveva detto alleniamo il pomeriggio, quelli hanno detto no, alleniamo la mattina. Ma te, ma chi ci stanno dirigenti che vanno là, i piano porecchi? Il Napoli sta in ritiro. Il Napoli sta in ritiro. Il Napoli sta in ritiro. Voi potete di quello che vi pare. No, ma però... Che vi pare? La squadra è lo specchio della società. Se la società funziona, la squadra funziona. Tutto, Ale. Però c'è una differenza fra il calciatore e il dipendente. Che il calciatore, ok, deve rendere conto alla dirigenza, alla proprietà e tutto quello che vuoi. Ma dovrebbe preoccuparsi pure dei tifosi, no? Quindi quello che l'atteggiamento ma, è in campo ma è soggetto ma, anche alla critica ma dei certo, tifosi. Infatti tanti vengono contestati, e fanno la partita, visto? Vengono contestati e fanno la partita. Sono durate No, frate, no, non può essere. Ciccio, ma do cazzo abita tu socera in Abruzzo, porco Diaz. Do cazzo abita, sono tre ore che sta in macchina. Mannaggia la matassa. Allora, Michela va piano in macchina. E guida te, no. Cairo Sorcio. No, per favore, per favore. Salutiamo. No, salutiamo il direttore che magari domani ci fa entrare qualche trasmissione, Enerix. Ho capito, è la sub. Allora. No, ma allora, secondo me Dayala ha centrato il punto, io dirà delle cose. Comunque è una situazione che si ripete ciclicamente, il problema non è la partita di ieri con l'Esborg, ma quello che si ripete. E secondo me a Roma i giocatori non riconoscono Juric perché comunque è poco tempo, ma né tanto meno Gisolfi, e fanno un po' quello che gli pare. Vabbè ragazzi, ma così è andata. Dai fuori dal cazzo, dai fuori. No, ma allora concludo io sulla Roma. Allora, io apprezzo il discorso di Dayala e mi dispiace umanamente vederlo pure così. Prima mi sembrava pure piangere, insomma, c'aveva sta cosa di commozione. Ma Ale, perdonami, il punto l'hai centrato. A me dispiace però, purtroppo, che non riesci a capire proprio te che hai giocato a calcio e sai come funziona... Che se una squadra vuole, se compatta, una partita contro l'Elfsborg la vince. Io questo te voglio dire, lo sai meglio di me, che hai vissuto spogliatoie, hai vissuto situazioni magari analoghe, non chiaramente ad alti livelli, ma non è, però le conosciamo tutte, ieri. No? Al problema, a partire di ieri è successo anche con Mourinho, l'altro anno abbiamo pareggiato col Cervetta e c'avevamo Lukaku e Dybala in campo e Mourinho in panchina. Abbiamo pareggiato a Cervetta. Abbiamo preso 6 gol dal Bodo Glimt con Mourinho in panchina. Sì, però poi quell'anno ha fatto la finale, ha vinta pure. No, ho capito, però Tezzotti non è il problema la partita di ieri, che ciclicamente ormai. Sì, però Ale, perdonami, io non te voglio la situazione. Sì, ok, però io non te voglio attaccare la società, non ce l'ha mai avuta. I Friedkin ne ci sono mai stati. Una volta ci hai vinto, che era deficiente. O sai io pure. Oh, dai, Ale, non è che io devo dire cose, deficiente nel senso lato, salutiamo Diago, che comunque non è che era Star Bormont, fratesi, no, stava a Barcellona, Pinto, no, è chiaro. No, vabbè, nel senso lato, chiedo scusa. Tu che fai, prendi, adesso, in questa situazione, mandi via l'unico che conosce grazie, Roma, Franpio. Grazie, Franpio. Che è stato un top player, che ha visto i giocatori forti veri come so fa, che era della Roma, è della Roma, e perciò capiva... quello che serviva a sta squadra, perché da tifoso l'ha seguita negli anni, sapeva i problemi che aveva sta squadra, e ve lo assicuro che se gli davano tempo, nel giro di un anno lui l'avrebbe risorti con un altro calciomercato e un altro calciomercato ancora, perché ci sono dei giocatori che devono andare via, perché qui dopo vabbè però anni... Alemo non possono andare via i giocatori, Ale. No, dopo 8 anni, devi andare via, però no. Ma il problema lo sai, adesso va risolto. Adesso ti trovi in una situazione dove se no se mi dice il problema è finita. Juric, il direttore sportivo è Gisolfi, che ha fatto il direttore sportivo a Nizza. Avete visto Nizza ieri? Sì. Avete visto Nizza contro la Lazio B? E Nizza è una squadra modesta francese, una sì, però Ale, tu prima mi hai nominato la Lazio. Fabiani ha fatto il direttore sportivo in Serie C. Però allora aspetta, comunque italiano. Poi dietro a Fabiani c'è pure una persona che conosciamo bene. E poi c'è Lotito. E poi c'è Lotito che sta là. Da tante torte si addorme, ma sta sempre là.
quando succede qualche piccolo problema sta sempre là. Il problema è che nella Roma in questo momento i giocatori non credono più nella società, e questo è veramente una cosa negativa. Gli nuovi che sono arrivati, che hanno visto come è stato cacciato Piede Rossi, sono rimasti scombussolati tutti. Ale, io sono d'accordo con te, però mettiamose pure nel senso di capino che questi sono sempre pagati. Tu non credi alla società, ci posso pure stare, giusto, ma tu devi fare pure il bene della Roma, tu devi giocare a Roma, oh. Tu non è che vai in base al tuo sentiment, credo non credo più alla società, allora il mio andamento in campo deve essere necessariamente la merda. Tu sei pagato e comunque devi provare a fare il bene della Roma, che ti piace o meno la società e le scelte che ha fatto sta società di incompetenti, sono d'accordo, ma tu devi scendere in campo e provare a vincere le partite e a raggiungere quelli che sono i tuoi obiettivi sportivi, perché non si è mai vista una società, una squadra che va col sentiment e le situazioni societarie, ci credo non ci credo, smetto di giocare. Tu perché solo che Roma funziona così. Ma perché ogni tanto ci dimentichiamo che i calciatori sono pure delle aziende. Cioè, oggi, ma io sono oggi all'interno, aspetta un attimo Ale, oggi ragazzi, all'interno però... di un'azienda che è una società ci stanno 22 aziende che scendono in campo, ok? E io giocatore, se gioco mi dite Pellegrini dove prende un contratto come quello che c'ha alla Roma oggi? Da nessuna parte. Ma chi io? Ma io sono d'accordo. Cioè sì, ma guarda quello che è successo a Napoli. I giocatori dovrebbero giocare. Guarda a Napoli l'anno scorso e guarda quest'anno. Bravo. Cioè, la guida fa la differenza. Guarda il Napoli, la differenza. Sì, ma la Roma i giocatori sono non sono così lungimiranti. Ma la Roma sono 4 anni che fa cagare. Perché non c'è una società, non c'è mai stata. Augusto, ma questa è sempre quella. Augusto, ma quanti ne abbiamo cambiato? Andata, eh? Agu, è il sesto allenatore. Ma chi c'è nel momento? È Gesù Cristo in panchina. Agu, ma che no, ma non è l'allenatore, è la società che se, purtroppo scusami, non va bene. Ma scusami, aspetta un attimo, però mi fa il ragionamento di società. L'anno scorso chi c'è stava come società nel Napoli? Chi era la società del Napoli l'anno scorso? La stessa di quest'anno? Filmato. No, ma che sta? Stanno hai preso Manna in c'era l'altro anno. Ha preso Conte quest'anno. Tu hai preso Oriali e Conte. E quando allora sono parlato di allenatori, non di società. Ma tu quando mi prendi allenatore come Conte, fai un po'. Ma quando prendi tutto, quello fa tutto. Poi mi prendi Oriali e prendi un altro. Scusate, andiamo avanti perché ci stanno pure due notizie. La prima è che Vlahovic non è stato convocato dalla Serbia per le nazionali, non si sa il motivo, non l'ha semplicemente convocato, il giocatore risulta sta bene, infatti dovrebbe scendere in campo regolarmente contro chi gioca, la Juve, contro il Cagliari, praticamente c'è un documento dell'ANS pubblicato da Fabrizio Romano che dice che Danso sta benissimo e non ha nessuna anomalia cuore. Aspetta, è stato fatto un controllo invasivo, quindi è stata verificata proprio la totalità del cuore di Danso in modo molto preciso e non ha alcuna deformità / cicatrici che potrebbero portare ad aritmie pericolose. Quindi... Ma è una domanda, Ciccione, a livello legale può agire l'ANS? Perché stanno scrivendo un po' così sui social, però non lo so io. No, cosa? Dai, fuori sto coglione. Dai, non lo sopporto oggi. Dai, fuori, dai. Ma no, con la Roma, No, non lo so. Siccome lo stanno a scrivere un po' di gente, no, social, con la Roma, con chi ha fatto i visionari, credo. Ma che c'entra? Non lo so, io sono ignorante, vi dico la verità, non so che dire. Poi, praticamente, c'è una notizia di Tancredi Palmieri che dice che il Manchester United ha offerto a Simone Inzaghi la posizione di allenatore da assumere immediatamente. Ma l'allenatore dell'Inter l'ha rifiutata. Grazie, così dice Tancredi Palmieri. Poi chi è che va allo United? A parte Zirkzee, chi è che sei tu? Everton è una cazzata, non so se avete capito. Bruno Fernandes. A proposito di Zirkzee, oggi il buon Gullit si pronuncia dicendo quello che ho detto io. Sì, sono tutti i generali generali dopo la guerra. No, io l'ho detto prima della guerra. No, non parlo di te, parlo di Gullit. Dove stava Gullit quest'estate?
Dove stava Gullit? Evidentemente non gliel'hanno chiesto. Ma l'hanno intervistato adesso. Ma non dire cazzate, ma l'hanno intervistato ora, l'hanno interrogato ora, che c'è? Secondo me Gullit si sveglia e parla di Zirkzee. Gli avranno fatto la domanda e ha risposto, che vuol dire? Tutti i generali dopo la guerra, oh. Prego, Ciccione. No, ecco, due minuti sto a casa, quindi... Alleluia! Cazzo, è finita la trasmissione, imbecille! Oh, Michela c'ha i suoi tempi! No, non ce l'ho con Michela, io ce l'ho con lei, che è uno schiavo. Faccia vedere. Che schiavo? Come lei è uno zerbino, imbecille, forza. Lei deve andare a casa dei suoceri, se no le cose si mettono male, dai. Faccio vedere, senti. Assolutamente no. Ma che c'ha sete? Ma dai da bere al, al cane, asso. Ma dai da bere al cane, imbecille. Certo, gli fa bene. Bella, rocchetta. Comunque, parliamo di Mourinho. No, basta, andiamo avanti. L'abbiamo già nominato. Vabbè, comunque Mourinho non è vero, Everton. Ma poi a star Fenerbahce, perché dovrebbe andare a Everton? Ma che, ma se sono presi proprio un altro quadro, sono lasciati malissimo quei vecchi. Già, mi piace la donna alla guida, non perché... Per favore. Allora, andiamo sulla Lazio, anche se l'abbiamo fatta ieri sera, era giusto tornarci. Per perché Ciccione l'abbiamo sentito ieri sulla Lazio. Sulla Serie A, prego. Andiamo sulla Lazio. La Lazio che ne ho visti. Lazio che vince 4-1 con il Nizza. Rigore rubato, Enerix, lo vogliamo dire? No, rigore per me. Dice coppa di gol di Pedro, clamoroso, davvero. Cioè, ma Pedro è un fenomeno, ragazzi. Ma peccato che se Pedro, per Pedro se avesse giocato in una squadra del nord sarebbe oggi sarebbe ovunque. Anni, Pedro, guarda che giocato a Barcellona, frate, come dico se oggi avesse giocato in Juventus, Milano, Inter, vedevamo i titoloni stasera. Ma ai suoi anni. Guarda, credo che se non vado errato, credo che Pedro sia il giocatore in attività in Italia che ha vinto più di tutti. E te credo. Giocava nel miglior Barcellona. Tanto c'è, tanto. Non lo so, forse Morata ha vinto di più, non lo so. Vai, Ciccio, entra in casa e c'è stato. Va. Alta traversa, ma la parte alta. Il cross interessante. Salvataggio sulla linea, pallone buono, Pedro. Bellissimo questo. Bello. Lazio 1 Nizza 0 al ventesimo. La firma di Pedro. Molto bello questo. C'è fatto la tirata. Ancora 1-2 con Bunani che cerca la porta. Mandas, il suo primo intervento. Ancora Bunani, il cross verso Boga. Che disastro. Come ha giocato Giona? Male. C'è qualcuno che mi dovrebbe chiedere scusa dentro il falare. Ah, buono. C'è qualcuno che mi dovrebbe chiedere scusa. Dai, buono. No, no, sta buono al cazzo. Ma perché ha preso in giro Cialanoglu? Non ho capito. Bella traccia anche in questo caso per Boga. La palla. Ma vedi che passività però la difesa della Lazio qua, oh. Felice, sì, male, male pure delle Bashiro qua, Bene per Ma Jeremy. Delle Bashiro gli fa blocco. No, ma lo lascia, fratello, lascia. Lo lascio, non lo segue qua. Ma che deve fare? Guarda, gli fa blocco. Lo devi seguire, fratello, ti metto davanti, dai. Lo so che non l'hanno capito. Guarda. È dato del cornuto al Cialanoglu. No, mi dissocio, basta, un cretino. Io non ho detto niente. La tua... No, mi dissocio. Sì, ti dissoci. Arriva Pedro, brutto il primo controllo, ma rimedia Castellanos. L'assist Pedro. Ha cercato il piazzato, ma Bulka c'è. Infortunio Calabria, dicono. Guarda caso, da quando ha perso il posto da titolare è sempre rotto. Guarda caso. Ne fa cadere uno, si accentra. Che gol. Io ripeto, c'è sempre qualcuno che mi deve gol. Mazza, questa è in gran gol. Tocca la barba, tocca la barba. Ma io ho preso il 4-1, come sapevi? Non lo so. Hai dato il 4-1, hai dato per la Roma. Ah, ma pure mi sa o 4-0 Palazzo, no, del genere. C'è gloria anche per lui. Lazio 4 Nizza 1. Come te quella lì? Guarda il campo, Ale. Grazie Alessio. Dombele attacca da sinistra. Vabbè, non è regolare sta partita, va ripetuta. No, ma infatti a una certa, secondo me, se fosse stato su un punteggio diverso sarebbe stata sospesa. Ah, da là non scorre la palla. Fischia tre volte. Ciccione, una cosa.
Perché stamattina si parlava un po', leggevo un po' in giro del caso Zaccagni. Di rigore? Ma io credo che poi alla fine ha fatto bene a tirarlo Zaccagni, perché ci stanno delle gerarchie. No, anche secondo me, perché per caso là, Zaccagni? Perché praticamente io ho letto, manco me ne ero accorto, no, di Gavellà allo stadio, sono sincero. Stamattina scorrevo un po' su Twitter e vedevo che qualcuno si è incazzato perché Zaccagni ha tolto il rigore a Castellano. No, però non è che l'ha tolto, era il contrario, era Castellano se voleva togliere Zaccagni, è diverso. Vabbè, sì, chiedo scusa, rigorista è Zaccagni, Castellano voleva abbatterlo per fare tripletta, invece Zaccagni non gliel'ha lasciato. Io poteva lasciare, lui. Sì, forse io poteva lasciare, però poi rigorista è lui. Però io onestamente no, perché comunque era il 3-1, se sbagli il rigore, comunque la partita non è chiusa. E quindi secondo me non è che dobbiamo fare triplette, quadriplette, noi dobbiamo andare con quelle che sono le cose. Conto che stai all'ultimo minuto, te lo posso pure lasciare, ci avrebbe avuto un senso, la partita è finita, stai 3-1, vabbè, tiralo tu. Però è un rigore che comunque aveva una sua importanza, anche perché la differenza reti conta in Europa League. Sulla partita la Lazio continua ad avere questa identità molto offensiva, ha fatto buoni 20 minuti iniziali, la partita secondo me è valutabile in 60 minuti, che è quando si poteva giocare a pallone, gli ultimi 30 non si poteva giocare perché sembrava pallanuoto. Dimmi. Una gentilezza, mi serve questa informazione, quanti gol ha fatto Castellanos tra campionato e Coppa in questo 5 momento? Credo. 5 credo. Vai, i primi due in Coppa, sono questi, poi ha segnato la prima col Venezia. Grazie Pepita. Ha segnato col Milan e poi vedi ste, la differenza tra me e te, amico mio, è che se la Roma avesse fatto questo percorso, tu oggi venivi qua con i cereali, no, con latte, mangiavi e no, dicevi: oh, a Roma è forte. Io personalmente non so così, ma non sa di quindi quello, non è io non so di quello che stai dicendo, non te la sì, scordi, sì, no, non me la... tu hai detto che in castellano va bene, però io ripeto, io non voglio smorzare gli animi, io mi sono divertito tantissimo e grazie chat che mi avete mandato allo stadio ieri e non mi avete fatto sta qua a fine mese e mezza, io mi sto divertendo a guardare la Lazio, non lo nego, però ho paura. Io ho un po' di paura, ce l'ho, perché non penso, almeno spero chiaramente, che la Lazio possa giocare così sempre, ma non vedo una rosa adatta per sostenere questo tipo di gioco tutta la stagione. È questo che io, la mia paura più grande. Guarda che qua, questa quando... è la mia paura più grande, perché però poi la Lazio lo scorso anno arriva settima. Arriva settima e devi far meglio quest'anno, perché se no non ci ha avuto ragione Lodito. Ma il mio, come ha detto il caro Eneris, è un grazie io con te su Castellanos, non su Lazio. No, sì, Lazio. Sì, io ma sono... io l'ho capito, Asso. Se Dobic gli ha fatto secondo in quattro partite, De chi? De Castellano, Savoia. Comunque, questo io sto secondo dicendo. Secondo me non va giudicato nemmeno i gol, perché questa è una squadra che gioca molto offensiva. Però è l'uomo più determinante di sta Lazio. Io ho l'impressione che la Lazio si regge su Guendouzi, perché fino a quando lui corre l'equilibrio si riesce ad avere, e altrimenti è tosta, perché chi giocata domenica? Con l'Empoli in casa. Come fai Faimo domenica? 4-0, God Esposito al 90esimo, siamo tutti felici, dai. Magari stiamo 1-0 e sbaglia il rigore al 90esimo, sai come gli esurto sotto. Mi pigli una maglia del Cobra, se lo vedi, Farina. Non vedo nessun Cobra, non ho rapporti col Cobra. Mi sta pure un po' di scherzo. Guardate il campo. Sì, no, sì, l'ho detto, ma era impraticabile. No, una certa. Aspetta, ma c'è stata un'azione dove mi ha fatto pena, perché c'era una ripartenza pulita loro e praticamente quello c'era tipo 50 metri sulla fascia, la palla gli si è fermata, quella ha continuato a correre. Sì, ma guarda qua, lascia qua. Guarda, no, un altro risultato a... guarda. No, questo è pallanuoto, però mica è colpa della Lazio se ieri proprio... No, ma ieri, no, ieri, certo, c'è mancherà. Ma ieri ha potuto lì. Ma non è stato, ma io non mi sento mai parlare. Grazie Mirko. Mai parlare di una persona
Io non mi sento mai parlare voi laziali di una persona che sta a fare, secondo me, un grande lavoro con umiltà, che è Baroni. Assolutamente, infatti, ma noi non ce l'abbiamo, non ce la siamo mai presa un minuto con Baroni qui dentro, né io né Augusto. Con Baroni, no, non ha preso Baroni, no. A Lazio siete andati fuori dentro. Ma che c'entra? Ma con Baroni qui dentro non è mai stato detto niente a Baroni, Tu ti non ho mai attaccato Baroni. Allora, se tu prendi il profilo di Baroni e io ti dico che è sottodimensionato a quella che è la Lazio, mi sembra di una cosa oggettiva. È una cosa oggettiva questa? E quello è poi il problema, il programmabile vicino a Enerix. Io quello che ti dico è che Baroni sta dando un'identità alla squadra. Ora la perplessità è quella che questa squadra si regge su determinati equilibri e ieri alcuni hanno letto il cambio: bravo Baroni, mette Dià al posto di Vesino, se buttano avanti. No, quando stava 4-3 che aveva aggiustato, poi in panchina i centrocampisti erano finiti. Se lui doveva togliere Vesino, non c'era più centrocampista, ha dovuto mettere per forza una punta. Perché capite perché la mia paura? Capite la mia paura in questo momento? Qual è Baroni, questa? Baroni metterci la punta, guarda che bravo. No, Baroni mette la punta perché un altro centrocampista non ce l'aveva. Però la squadra gioca, la squadra ha un'identità e soprattutto ha una vocazione offensiva. Marcatamente offensiva, quindi secondo me è chiaro che la squadra che farà tanti gol, ma ne subirà pure tanti, tant'è vero che poi a ridosso del primo tempo abbiamo sofferto tanto, cioè poi alla fine meno male che è finito il primo tempo, perché gli ultimi 20 minuti del primo tempo sono stati veramente complicati, però poi la squadra sta rispondendo e sinceramente fino a questo momento la situazione è positiva. Ora tocca vedere nel lungo termine, nel lungo periodo, perché alcuni giocatori anche ieri non hanno dato risposte positive. C'è delle Bashiru ancora intermittenza. Ma io metterei Pedro a sinistra e vaffanculo. Ma Pedro a sinistra c'è sta Zaccagni, come fa a mettere a sinistra? Guarda come si è bloccato, guarda. Ma poi Pedro a sinistra già guarda, c'è guarda che faccia, si è bloccato, Enrix, mettilo in primo piano. Comunque, questo è al momento credo che purtroppo... Scusate, bug. Dicevo, Pedro a sinistra e si risolvono i problemi. Ma Zaccagni è questo. Ma Zaccagni sta a sinistra. Scusa, a destra, perdonami. Se mettesse Pedro a destra e basta. E il sinistro mi pare che ce l'ha. C'è una Isaksen in questo momento, ragazzi, non si può giocare. Tutti a fare le cose. Pedro è la prima... l'ultimo gol l'aveva segnato a settembre dell'anno scorso. Sì, ma è vecchio, come vuoi vedere. Però adesso dico, visto che c'ha un Isaksen e non stanno rendendo, sì, purtroppo tu non guardi le partite della Lazio, non stanno rendendo. No, me ne guardo bene dal farlo, soprattutto. Lei è molto simpatico. Non stanno rendendo, c'hai Pedro che è chiaramente in forma, ha fatto due gol le ultime uscite. Col sinistro mi sembra che ci sa almeno calcià. Sì, ma quanto ti può durare Pedro titolare? Non dico che deve durare. Dico cerchiamo di metterlo in modo che magari agli altri gli viene anche un senso di rivalsa, forse. Penso. Io credo che fino a questo momento la gestione è ottimale delle risorse, perché poi il turnover è stato ampio, quasi molto più che ampio, i risultati però non sono cambiati, almeno le prestazioni, non i risultati, le prestazioni. E questo è quello che ti fa ben sperare. È chiaro che se tu guardi la panchina, la rosa è corta, perché comunque... È quello che sto dicendo io. A Torino Castrovilli non ha giocato, è entrato Vesino, poi gli ultimi 2-3 minuti ti sei dovuto rabattare in qualche maniera, perché manca effettivamente un uomo in mezzo al campo o un altro attaccante, come vedessero loro quello che vogliono fare. Secondo me manca un altro uomo in rotazione, perché purtroppo quando stai in determinate situazioni poi vai a rischio. Per il momento non hai perso punti, se non a Firenze, perché a Firenze... con un altro tipo di situazione forse, però è fisiologico che questa squadra non è perfetta, quindi da questo punto di vista il percorso fino adesso è soddisfacente. Dicono in chat, ma qualche primavera su quel lato? No, non c'è nessuno. No, i primavera allora, primavera fattibili ce n'ha uno solo, un paio, ma quello più bravo è Bordon, che è un mediano, che gioca difensore centrale, e quelli buoni si sono dati via tutti. Conte! Ce n'era uno bravo, hanno mandato. Grazie a Guda. Per favore, Goen, per favore, non faccia sempre delle allusioni. Allora, dicono Milani. Ma non è. Non lo conosco. Ma è terzino, non è Milani. Ha preso sto Munoz, però non, onestamente, se l'hanno mandato in primavera.
No. Boh, secondo me è poco conto. Guarda, il più bravo di quello che si dice è Bordon. Comunque andiamo a Enerix, che dobbiamo fare tutta la serie, cioè, i pronostici, bla bla bla, probabili e cose del genere. Vabbè, stasera c'è già vi dico che nell'Inter ma fa formazione, dove fa? Oh, chi potrebbe fa giocare di nuovo Bissek, attenzione. Non la metti, perdi uguale, lascia stare. No, non credo che vada in campo Bissek. Oh, no, c'è Bergomi. Bergomi è vivo? Ciao Fabio. Che notizia. No, Fabio, scusi, no, Fabio, no, mi scusi. No, Fabio, guardi, io questa cosa non gliela chiedo mai. No, tu vai a fare in culo, perché permetti, io prima c'era un discorso importantissimo. Io ho vissuto gli anni in cui c'era Moratti, in cui c'era in cui c'erano certi tipi di allenatori, certi tipi del Napoli prima che l'avesse fatto poi anche il buon Alessio, e non mi è stato permesso di dire una parola. Vedi, questo Oristanio ha messo. Okay. Guardi, maestro, per capire se lascia. Stavo dicendo degli chiedo scusa, professore. Chiedo scusa, professore. A guardi. Volte basta l'allenatore manager, come diceva Alessio, stavo okay. per dire prima di lui, che salvi i caprecavoli. Scusi, a volte professore. Basta un dirigente. Assolutamente. Assolutamente. Così scusi, come stavo dicendo che a cascata se hai Berlusconi o Agnelli. Hai visto? Lui si ferma e poi ricomincia, non capisci. Aspetta che sto a fare formazione del fantacalcio. Non mi rompo Bergomi, scusi, visto che mancano 17 sub, sarei curioso di sapere se qualcuno gli vuole bene in chat. Può provare? No, se non mi vogliono bene stasera mando il fatto del cazzo tutta la notte. Sulla chat. Mamma che comunque. Mamma mia. Vieni qua. Per favore, Fabio. Ma guarda che modo. Per favore, uno schifo. Ah, rozzo e Trinariccio. Sì, uno schifo, una merda. Per favore, no. Fuori. Bene, Enerix, fuori. Sì. Fuori. Fuori. Ma poi dovrebbe essere il contrario. Poi. Ci dissociamo, chiaramente. Andiamo con le probabili, dai. Probabili, partiamo. Le ho fatto così, la risposta è stata no, ma Faina, fuori, ma una, fuori Faina, immediatamente. Ma uno ha scritto a me Bergomi in privato e mi ha curato la morte. Per favore. Questa vita inutile. Allora, le ultime su Napoli-Como dovrebbero dirci questo, che si gioca tra pochissimo, o vogliamo aspettare le ufficiali? No, andiamo su Napoli-Como, dai. Allora, il Napoli dovrebbe, chat, dovrebbe, tanto lo scopriremo tra una decina di minuti, scendere in campo tra un'ora. Con Caprile, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Olivera, Zambo Anghissalo, Botka, McTominay, Politano, Kvaratskhelia e Lukaku. Risponde il Como con Audero, Van der Bremt, Dossena, Kempf, Moreno, Sergi Roberto, Perrone, Strefezza, Paz, Fadera, Cutrone. Sto Perrone non è male, eh? Bel giocatore Perrone. Perrone non è male? Eccoci qua. Devo andare Coraccio, a cacare, Faina. Mi sto cacando sotto, la Faina. La famiglia Perrone. Cutrone numero uno. Comincia a fare testamento. Allora, parto io... 3-0 Lukaku, Shishoks. A Napoli 3-0 ci può stare. No, secondo me va. Grazie, partita, Manfro. La partita è un po' più complessa. 3-1. Conan. Allora, se vince il Napoli, secondo me vince di misura. Se no, però io dico 1-1. Dace Ali. 2-1. As di Roma. 1-1. Fabio Bergomai. Sono d'accordo sulla partita complicata, 2-1. Allora, poi vado io, che quel cretino, mamma mia, Enerix è proprio stupido. È l'emblema della stupidità, secondo me, sullo Zanichelli. Guarda come si fa a farlo tornare? Oh, Enerix, hai visto che dissi di merda fibra a Fedez? Ma va, non t'ascolta. Che cazzo sta facendo? Cagando, ha detto. Ma si muti, mutatevi. Si sta cagando sotto. Niente, ragazzi, sta male un'altra volta. Vuol dire che è finita la live come l'altra volta. Vabbè, vado io stasera. Verona, Venezia, derby Veneto. Il Verona c'è nel campo con 4-2-1. Parto io. 2-2. Silenzio con Montipò in porta. Ciacciua, Daniluk, Coppola, Frese, Belayan, Duda, Dailon, Livramento, Castanos, Lazovic, Tengstend. Risponde il Venezia con Joronen. Oh, ma perché continua a mettere Joronen e non mette Stankovic? Di Francesco, un incompetente. Izes, Svoboda, Candela, Zampano, Nicolussi, Caviglia, Ellerson, Aps, Oristanio, Busio, Pojampalo. Parte Bergomi. 2-2 stasera.
Cohen, ma guarda Ciccione che roba, ma pensa tu che roba. No, quelli che... ma quelli che rubi all'autogrill. No, ma vatta a far controllare diabete acuto, dica la verità. Quelli che rubi all'autogrill. Rumini e basta, solo monnessa, te magni, non fai mezza attività fisica. Ma come no? C'ho allenamento stasera. Ma quale allenamento, frate? Dai, fai il cesto, fai. Prego, Conan. Ma come far cesto? Per favore, vada. 4-2 per il Verona. Dage Ali. 1-1. Asso di Roma. Io ti dico a sorpresa, 1-2 Venezia. Augusto Ciccioni. Ma sai che... ma è derby. Posso pronosticare scontri sugli spalti? Si può? No. 2-0. Poi andiamo a domani, Udinese-Lecce. L'Udinese scenderà in campo con un 3-5-2 con Okoye, Cabasele, Bisciol, Giannetti, Esibue e Kellenkamp, Karlstrom, Zarraga, Zemura, Brenner, Lucca. Risponde il Lecce con Falcone, Gilbert, Gaspar, Baschirotto, Gallo, Tete Morente, Koulibaly, Ramadani, Dorgu, Rebic, Kristović, parte da Dage Ali. Zero Asso di Roma. Mi piace l'Udinese. Mi espongo 3-1 Udinese. Augusto Ciccioni. Ma cazzo, c'ho Brenner. No. 1-1. Luca con 0-0. Fabio Bergomae. Vince l'Udinese 2-0. Andiamo ad Atalanta Lecce. L'Atalanta scende in campo con Carnesecchi, Cossonou, Ien, Kolasinac, Bellanova, De Ron, Ederson, Zappacosta, Pasalic, Lukman, Retegui. Risponde il Genova, che è in vendita, con Gollini, Vogliacco, Bani, Vasquez, Sabelli, Torsby, Boinen, Mirche, Pippa, Boinen, Miretti, Martin, Pinamonti, Vitigna. Parte Ciccioni. No, vince l'Atalanta. Grazie a me. 3-1. Conan. 6-1 Atalanta. Fabio Bergomae. Vince l'Atalanta 3-0, perché il Genoa... Avete letto del Genoa? Roma di Asso. Avete letto del Genoa? Silenzio, imbecille, abbiamo letto, l'ho detto prima. Non segue. Però 4... quando parlavo di 7-7 Partners... 4-0 Genoa. Dai, allora, Napoli-Como 3-1, Verona-Venezia 1-1, Udinese-Lecce 0-0. Ma... Allora, io dico 3-0 Atalanta, però una cosa, non so, mi sono perso di sto Genoa, che è successo con Genoa? Stanno a Venne. Già. Sì. No, però prima di venderlo, e questo, vedi ma che... Ma come stanno a vendere Genoa? Stanno a vendere Genoa. Ma no, non lo sapeva nessuno, quella faccia di merda. Allora, no, dice, oh, ma Fabio, c'è Teresa. No, niente, è uscita una comunicazione ufficiale del CEO, che Genoa sarà venduto al 100%, ci sono 4 acquirenti, bla bla bla. La notizia però più importante secondo me è che hanno fatto la cagata di vendere Retegui, Gudmundsson eccetera, e quindi adesso se no hanno pattuito credo una cifra, perché se dicono che l'hanno venduta o che la venderanno l'hanno già venduta, e quindi cosa fanno? Hanno detto anche ai tifosi incazzati che andranno sul mercato e prenderanno due attaccanti e un difensore, questo per il valore, perché hanno paura di scivolare in bio, creare un casino e di perdere, per non spenderne 20 ne perdono 100. E questa cosa qua, chiudo, tante società non l'hanno ancora capita, neanche Oaktree. E mi sa che tra un po' devo chiedere scusa a Ciccione. Cazzato come demoni. Allora, dicevamo, eravamo rimasti Atalanta-Genoa. Eh sì, che non c'è un centrale, quelli vendono Genoa, magari a tot, e l'altro dicono, oh, ma che cazzo avete fatto? Me la vendi a 100 in Serie B. Allora, in Serie B metto la clausola che costa 20. Atalanta-Genoa per me 2-1. Chi manca? Dagli Ali. Ho detto 3-0. Ok, Faina, leggimi le probabili di Intertoro. No, non te le posso leggere. Perché? Perché no, perché sto vedendo una cosa. Probabili. Il mio sito asiatico, vabbè, ma che sai? Come sito asiatico? Sì, sito asiatico. Questo c'ha un sito che non è asiatico, si chiama Asian Bets, che non è asiatico. Perché mo' è cambiato, se fai pippe che... È praticamente un sito... Ma come pensavo? Che roba è esco? Per favore, per favore. Dove guarda le variazioni di quote, un carretino. Allora... Posso chiedere una cosa? Sì.
San Gallo Servette, secondo me quanto finisce? San Gallo Servette 0-6. No, sì, due... è il prefisso di Roma. Guarda che 4, allora è quarto il Servette e quinto il San Gallo. No, 2-0 San Gallo. E da X, dopo la goleada è sempre X. Anche però voglio espormi, 2-0 San Gallo. No, allora l'Inter dovrebbe scendere in campo con Soma, Pavarda, Acerbi, Bastoni, Di Marco, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Frattesi, Darmian, Lautaro, Thuram, risponde il Toro con Milinkovic-Savic, Masina, Kokova, Lukiewicz, Pedersen, Tamese, Ricci, Ilic, Lazaro, Zapata, Adams. Parte Bergomi sull'analisi, vai Fabio. No. Su che cosa? Fabio, se non fai 14 sub te caccio immediatamente. Su sto cazzo, su Inter Toro. Su? Inter Toro, cretino. Qualcuno si sabberà o volete solo che faccia il pagliaccio gratis anche sulle chat? Devi... No, sono curioso di sapere la tua opinione. No, ma stavo parlando anche a qualche interista che si dovrà sabbare. Domani sono allo stadio, quindi se qualche sabomane o qualche tifoso mi vuole abbracciare, sarò all'ingresso del primo rosso alle 19. Venite che ci abbracciamo e sbandieriamo. Purtroppo sono stato invitato allo stadio. Vada sull'analisi. Quindi andrò dal vivo a vedere Vanoli. L'analisi è molto semplice: il Toro c'ha 10-11 punti. Ma Vanoli è dell'Inter, eh? Vanoli è stato l'assistente. Lo so, ma è tifoso. Vabbè, ma interista. Basta, è un interista, è un Varesotto interista di Titania. Ma basta, immenso, dai. Immenso. Ma è inaccettabile. È un Varesotto, quindi anche gemellato, e in più è un interista pazzo. Ora, l'Inter domani rischia, ha fatto una partita infrasettimanale, ma cosa c'è? Ragazzi, mutatevi. Mutati. Vai, mutato io. Vai, Fabio. Non sto scherzando, l'Inter rischia veramente. L'analisi è molto semplice: Inzaghi gli propone la sua squadra, quella che giocherebbe la finale di Champions domattina, quindi non c'è Bissek. Non giocherete, chiaramente. No, Fabio, ti ripeto che secondo me gioca Bissek. Dici? Potrebbe giocare Bisse, che è un po' che non gioca, sicuramente. Ha giocato con l'Udinese. Ci dico che è un po' che non gioca. Che non è continuo, dai. Dai, non è continuo, ha fatto Genova in fallo, poi lì l'hanno cacciato. Comunque. Come disastro, non sarà mica uno che gioca. Bergomi, vada! Sto dicendo che deve stare, ha giocato in settimana, il Toro è forte. L'attacco del Toro è forte, l'Inter sbava in difesa e sbanda, deve giocare con la formazione migliore perché non può perdere punti. L'Inter non può più, dopo Monza, Genoa e il derby, perdere punti. Oh, sono uscite le convocazioni. Oh, giù Bergomi. Gabbia, c'è Matteo? Convocati nazionali, Di Gregorio, Donnarumma, Vicario. Non c'è. Bastoni. Ah, non c'è. Matteo, avanti! Bastoni, Bellanova, Buongiorno, Calafiori, Cambiaso, Di Lorenzo, Di Marco, Gabbia, Ocoli, Udogi... Ma perché Ocoli? Dove sta giocando Ocoli? Ma come si fa a convocare Udogi ancora? Ma dove sta giocando Ocoli? Buh. All'estero è andato. Centro... Ah, all'estero. Centrocampo, Fagioli. Fagioli, Frattesi, Pellegrini, Pisilli, Ricci, Tonali, Ken, Mancini, Maldini, Raspadori, De Teghi. Ma Barella Mancini per Gabbia. Per me è ingiusto. Ma Barella non ce l'ha più. No, si è fatto male Barella. Per me è veramente ingiusto. Come, perché in gioca? Per me è veramente ingiusto convocare. Per me è veramente ingiusto convocare Raspadori e non Cutrone. E son comunque Cristante e Mancini ormai fuori, eh. Proprio ufficiale. Lorenzo Colombo, vabbè ragazzi, incontano un cazzo queste convocazioni, dai. Oh, il Cobra. Dai, non contano un cazzo, frate, dai, su. No, che ci si stiamo avvelenando, No, contano un cazzo. Dopo la figuraccia fatta, Spalletti non fa le convocazioni a Muzzo. Ma non contano un cazzo ste partite, Fabio, dai, su. Anche Zaccagni fuori, Faina. Frate, ma manco Rovella, dai, ma Rovella ha fatto un inizio di stagione spaventoso, frate. Si è messo un tasco, frate, si è messo tutto il centrocampo del Torino, compreso Ricci, in tasca, e non lo convoca, dai, ma a me, mi ripeto, mi frega un cazzo, non lo facesse. Spalletti ni convoca, giocatore da Lazio, faccio. No, ni convoca, ni convoca. L'unico, secondo me, giusto è Gabbia, se lo meritato. Dai, su. Sì, Gabbia, sì. C'è da allora, lui convoca Pisilli e Maldini, eh? Non so se avete visto. Sì, però ripeto, giusto, proprio perché stai facendo cambi, convocare Raspadori e non Cutrone è una follia.
Onestamente, beh, comunque ci stanno Raspadori? Le ufficiali del Napoli Como. No, no, ma aspetta, cosa vabbè, ha fatto Raspadori? Cioè, dopo, basta, dopo ve le leggiamo, dai, finiamo questi pronostici. Ma basta con sto fetish per Raspadori, ho rotto il cazzo. Una pipa. Finiamo. No, ma poi se non gioca non deve andare in nazionale, cioè basta, no? Comunque. Stavamo su Inter Toro. Parto io. Enelix, ricordati i tuoi poteri, per favore. 2-2. Ricorda, dai, ma fallo per noi. Ah, Inter Toro 2-2. Faina. Goleada. Vince l'Inter di misura 2-1. Strano, strano. E vi dico anche come andrà la partita. 1-0 sì, Inter. No, state zitto. Zitto. 1-0 Inter. 1-2 okay. Toro, quindi 1-1, 1-2 e 2-2 all'88esimo dell'Inter. Ok. Ciccione. È finita, ragazzi, ha vinto l'Inter. 4-0. Fabaia, beh, come vai? Secondo me 2-1, come dice Damiano. Dage. Anche qua partita complicata. Dage. Ali. No, perché lui, Enelix azzecca i gol, il numero, e poi la collocazione delle squadre. Ale? Sei mutato, Ale, ancora. 1-2 Torino. Yeah, asso. Io dico un semplice 2-0 Inter. Cohen. Io avevo un'idea, poi ha parlato Henrik. Però rimango da mia, dai. 2-1 Torino. Az! No, però vi dico la verità. In realtà, secondo me, proprio per caratteristiche, il Toro rompe veramente tanto il cazzo all'Inter. Perché l'Inter... Mamma mia, Cohen, prevedo una goleada dell'Inter. No, eh? L'Inter sta soffrendo tantissimo. Sta rovinando tutto. L'Inter sta soffrendo tantissimo. Le Vanoli verso l'esonero. Sì, sì. Dai, concludiamo. Vabbè, quelli di domenica non li facciamo domani, quelli di domenica. Ah no, non abbiamo fatto le sub. Allora niente, le famo oggi quelle di domenica. Bravissimo. Juve Cagliari, Juve che dovrebbe scendere in campo con Di Gregorio, Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso, Fagioli, McKenny, Ildiz, Kop, Miners, con Sesao, Vlahovic, risponde il Cagliari con Scuffè, Obert, Luperto, Mina, Zappa, Makumbu, Adopo, Zortea, Marin, Luvumbo, Piccoli. Parto io. 3-0, 3-1. Da Ciavi. 3-0. Faina. Sì, 3-0 pure per me. Fabio. 4-0. Cohen. 1-0. Asso. 2-0 per Juve. Tutta, amore. 2-1. Bologna-Parma, Bologna che dovrebbe scendere in campo con Ravaglia, De Silvestri, Lico, Iannis, pezzo di merda, ti odio, Casale, Beukema, De Silvestri, Aebischer, Freuler, Fabian, Iling Junior, Castro, Odgaard. Aspetta un attimo. Ma in vendita, no? Ah, ci sono due derby quindi, quello veneto e quello romagnolo. Sì, il Parma sì. Dovrebbe scendere in campo con Suzuki, Valeri, Balo, Gosorio, Koulibaly. Ma non è romagnolo, è emiliano. Emilia, sì, vabbè, quello là. Grazie Ciro. Valeri Balog e Osorio. No, questo è il Veneto. Koulibaly. Credo che non c'è il Lazio Latina. Bernabé. C'era pure quello romano. Hernani, Cancellieri, Bonni. Parto. 2-1 Bologna. Ciccio. Perfetto, avanti Parma. Vai. Ndoye la perde. Sozza. Allora finisce invece, finisce 1-1. Fai no. Vedo pure un pareggio, dico 2-2. Cohen. 0-2 Parma. Messi. Ale. 1-3 Parma. Fabaio. Riscatto Parma, Miaili 0-1. Chi è Miaili? Miala. Ma come Miaili? Miaila. Non ma, so, ma non gioca neanche Miaila. Miaila si pronuncia così e poi mi correggete rumeno. Va bene. Allora chiamiamolo Miaila. C'ha la moglie rumena. Ma lei si è scelto la moglie dell'est, brutto porcone. La musta. È appena venuta qua un secondo fa. Ma poi arrivate in Italia. Ma Fabio, ma un attimo, ma tua moglie te l'hanno presentata come tua moglie?
per favore, Ciccioni, fuori, 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 è gravissimo, fuori, fuori, gravissimo. Non me ne frega un cazzo, anzi, magari fosse la badante. Andiamo sul Lazio Empoli. Non un cazzo di tua moglie. Veloce, andiamo sul Lazio Empoli. No, ma allora andiamo sul Lazio Empoli. C'ho zio Sergio che gli serve una badante per la suocera. Fuori Bergomi, fuori Ciccioni, fuori Faina. Per favore. Asso, pronostico. 2-3 Parma. Andiamo sul Lazio Empoli. Lazio che dovrebbe scendere in campo con Provedel, Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares, Simo SSL. Grazie Simo. Grazie Simo. Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Dia, Isaksen, Castellanos. Risponde invece l'Empoli con Vasquez, Viti, Ismaili, Goglicizze, Giasi, Grassi, Henderson, Pezzella, Agnorin, Esposito, Colombo. Parto io 0-0. Faina. 3-1 Palazzo. Asso di Roma. Ma qui un onesto 0-1 Esposito. Da Giali. 2-1. Luca. Io seguo il sogno Empoli. Timbra il Cobra Colombo 1-2 Empoli. Fabio. L'Empoli avrà Lazio e Napoli nelle prossime due, farà 0 punti. Quindi? Quindi vinceva la Lazio. Quanto? Ok, risultato 1-0, 1-0. Shishox. Andava bene. Oh, l'Empoli c'ha 10 punti, sembra un sprayer per dire. Là e li merita. 1-1. Ma avete visto la presidentessa dell'Empoli? Per favore, Goen. Questo che tocco. Rebecca, se vedi questo video, c'è un uomo qui. Rebecca, calpestami. Per favore, sposata. Rebecca, calpestami. Salutiamo, salutiamo Rebecca. Ma mica la voglio, mica la voglio sposare, come amante. Ma guarda come si presenta. Si presenta con lui, poi dice lui, in tuta, con lui. Vabbè, gli piace l'uomo rude, Bergomi, l'uomo rude. Faina, mi mandi le canzoni che lo metto adesso il TikTok alle 18? Grazie. Cazzo, Monza Roma. Se ti scrive e ti dice sì, servi. Comunque Goen c'ha una voglia di sorca, mamma mia. Per favore, asso, ma sempre così surrile adesso, così inutilmente. Monza Roma, Monza Roma, Monza che dovrebbe scendere in campo con Turati, Izzo, Pablo Mari, Carboni, Kiriakopoulos, Pessina, Bondo, Pereira, Caprari, Maldini, Juric. Risponde invece la Roma con Svilar, Angelino, Ndica, Mancini, Selic, Cone, Cristante, El Shaarawy, Dybala, Pellegrini, Dobic. 1-0 Monza. Ale. Quanto? 1-0 Monza. Ale. Dove la Roma vince 3-1? È fatta! Vince 3-1 a Roma. Ecco. Shishox. Shishox. Che ragazzi, questa merda. Oh, mi devi mandare la canzone, fai. Allora faccio la giocata. Avanti Sandro 2-0. No, Fabio. Ha vinto una partita al Monza. Calla, è finita proprio adesso. Purtroppo da fratello dei Brianzoli che tengono in piedi questo paese di merda. Di Brianzoli che siete come vattene a fanculo. Io sono di Milano, di Corso Magenta, zona 1. Ah, è vero, sei andato nel quadrino. Ma stai a 4 ore da Milano, dai su. Dove dai su, dai sto pronostico, che è tardi, imbecille. Tardi, imbecille. Purtroppo Monza 0, Roma 3. Vado io, questa la Roma non la sbaglia mai. Non mi devi cacciare! Questa la Roma non la sbaglia mai. Vince di misura 2-1. Ma no, Sandro onesto. Derby per lui. Dai, ragazzi, il Monza è poca roba. Vedrai. A me... Shishox. 1-1. No, dai. Buono. 1-1. Ci sta. Calma. Manca qualcuno? Bravo Walter White, vedi quando fai così mi piace, amico mio. Bravo Walter White. Ci sarà in campo Manu Koné, Dobic, Dybala. Porca miseria, ma che davvero. Eppure ieri sono sceso in campo. Vai, finiamo col Milan.
Fiorentina-Milan, Milan che dovrebbe scendere in campo con, anzi Fiorentina che dovrebbe scendere in campo con De Gea, quarta con Muzzo, Ranieri, Gosens, Bove, Cataldi, Dodò, Gudmundsson, Colpani, Kent. No, voglio che parte, voglio che parte. Milan, parto io, no, parto Magnan, io. Hernandez, Pablo Vicino, parti a me, aspetta. Fofana, Reinders, Pulisic, Morata, Leao, Abraham. Parto io. Io voglio andare dopo Enerix. Avanti Paolo Fonseca, mandiamo a casa quel mediocre di Palladino. Avanti Paolo, 3-0 Milan. Ma voi lo sapete perché sta contro Palladino? Perché non gli ha, dato, non gli ha fatto la foto? Per Petagna, ah. Che non faceva giocare quella sega di Petagna. Vado io, 1-2. Chiaramente è un falso. Ma va. Fabio. Guarda come. Milan, dopo anni, prende mazzate a Firenze e spugna il Franchi. Scusa, non ho capito che ha detto Enerix. 1-2. Risultato esatto, anch'io credo 2-1 e dico anche i marcatori, Reinders e Pulisic. Ah, quindi Pulisic sbaglia rigore e Reinders perfetto, vai. Ma scusa, come, perché hai detto sono anni che prende mazzata a Firenze, abbiamo vinto? Vinto l'anno scorso. Ma che è questa musica? Oh, so io. Dai, che schifo. Ah, io dai. Fuori Berg, mi dai fuori Berg. Ma chi sta? Fuori Berg. Ma scrivi fuori. Ma Fabio Berg. Ma non devi scrivere. Oh, ma sta merda. Viene qua, non fa cazzo. Scureggia e porta la sabbia. Fuori, cazzo. Fuori. Ma sai c'è il numero della badante. Enerix, fuori. Fuori Bergomi. A caga sotto. Fuori. Ma poi Fabio Berto è regione, no? Capito? Grazie, pistolero. Prego. Sa me? A chi sta? Non dona più da 3 mesi, fai una sorcio. Lei è una merda. Il pezzo. Chi, ma- chi manca? Io. Prego, Cohen. 3-0 Milan. Asso. 1-4 Milan. Allora, ha detto? No. Per me Milan, sono d'accordo con Stefano, farà una goleata, vincerà proprio un goleata. Ciccione? 3-2. Per chi? 3-2, Fiorentina 3, Milan 2. Ma che cazzo, ma quando hai fatto? Vai. Il Milan non la perde mai. Fonseca non la perde mai. Matto, Palladina vince questa partita. Ma Milan non la perde mai, è troppo più fisica. Più ma va. Ma c'è Enerix, guarda come ha detto. Bove e Cataldi. Bove e Cataldi. No, non l'ha caricata però. Ma l'ho visto convinto. Dentro c'è sta crede. Dentro c'è neanche al Verona Bove e Cataldi. Ma voi sottovalutate il fattore Enerix. Poi c'è sta Leonardo e Franchi a vederla. No, per favore, per favore, per favore. No, no, cambia il pronostico. Cambia il pronostico. Vince la Fiorentina 1-0. No, vince 1-0 Fiorentina. Ma io dico, ma quella cazzo di bravissima per favore, donna per favore. Ma pure in trasferta, va. Ma ragazzi, ma questa non va allo stadio, pensiamo, Firenze è una bella città, andrà con ragazzo. Ma perché non si fa i cazzi sua? Ma basta. Ma veramente va a Firenze. Ma no, è finita, vince la Fiorentina, 1-0. Ma che palle! Ma mai vista vincere Milan. No, no, no. Allora rimanete, io saluto Palladino e auguro un buon weekend a Fabio Bergomi. Una merda. Come una merda? Non porta una sub, ne ha portato una sub. Ciao Fabio. Grazie, grazie a Dace Ali. Ciao Ale. Ciao Cucciolo.